Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come estendere la vostra rete internet all'interno della vostra casa tramite l'impianto elettrico della vostra abitazione. Ma per fare questo abbiamo bisogno dei dispositivi chiamati Powerline. Quelli che vedremo oggi sono loro i Powerline di Fritz, i 1240 AX. Fritz, per chi non lo sapesse, è uno dei marchi più rinomati per quanto riguarda i dispositivi di connessione internet all'interno di abitazioni e uffici, perché loro sono specializzati in modem, router, estender wifi e anche powerline, quindi sono veramente uno dei marchi top per chi se ne intende per quanto riguarda appunto le connessioni internet all'interno delle nostre abitazioni. Questi dispositivi in particolare sono una delle versioni, diciamo, più performanti per quanto riguarda il marchio Fritz, e infatti, come vedremo tra poco, secondo me sono davvero molto molto interessanti. Però prima di vederli da vicino e di spiegarvi tutte le loro caratteristiche e come funzionano i Powerline, adesso guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Troviamo i manuali di istruzioni, compresi anche di lingua italiana. Dopodiché troviamo i nostri Powerline. I due dispositivi non sono identici fra di loro, sì, perché uno è quello che andrà collegato al modem, il 1210, mentre il 1240, che è questo, è quello con il wifi incluso. Dopodiché troviamo il cavo Ethernet in dotazione di quelli piatti, quindi molto molto belli per quanto riguarda la tipologia di cavo Ethernet. Ed ecco qua i Fritz Powerline 1240 AX. Questi due dispositivi, ragazzi, sono qualcosa che vi potrebbero cambiare veramente l'utilizzo di quello che è la vostra rete internet nelle vostre abitazioni, o meglio risolvervi tanti problemi che avete nel trasportare la rete internet nella vostra abitazione. Perché a differenza delle classiche extender, quindi gli extender wifi, che vanno benissimo, però se stiamo più o meno sullo stesso piano e non abbiamo troppi muri da attraversare, mentre con questi dispositivi possiamo attraversare muri, perché loro non hanno bisogno di attraversare i muri, li attraversano attraverso i cavi elettrici della nostra abitazione, quindi in realtà attraversano i muri, ma oltre a questo attraversano anche i piani, quindi potremmo andare a due piani sopra di noi o due piani sotto di noi, ovviamente se la nostra rete elettrica è unica. Loro ci andranno tranquillamente, porteranno le prestazioni che abbiamo nel modem, cioè le prestazioni internet che abbiamo nel modem le porteremo direttamente due piani sopra, un piano sotto di noi, due piani sotto di noi, 7-8 metri più lontano dal modem, cioè in qualsiasi posto con le prestazioni massime. Questi due dispositivi all'apparenza sembrano uguali ma sono diversi, sì, perché questo è il Fritz 1210, che è quello che va collegato dove abbiamo il modem, per intenderci, o meglio dove dovremo collegare direttamente lui al modem tramite le prese internet, sì, perché sotto abbiamo due prese internet che ovviamente una volta che lui sarà inserito in una presa di alimentazione della corrente, mi raccomando una presa pulita, mi raccomando senza avere mille cose attaccate insieme a lui, quindi non mettete sotto una tripla e poi ci attaccate mille cose, no, dove mettete i Powerline ci devono essere solo loro, quindi lui in una presa pulita di corrente e qua direttamente dal modem usciamo col nostro cavo Ethernet e lo colleghiamo qua dietro, poi ci rimane un'altra presa Ethernet libera per connettere qualsiasi dispositivo attraverso la presa Ethernet, quindi lui collegato direttamente al modem, mentre l'altro, che è questo, che si chiama 1240 AX, che all'apparenza sembra uguale, ha sempre sì due prese Ethernet, se vogliamo possiamo utilizzarle per collegare dispositivi Ethernet o utilizzare il wifi che c'è al suo interno, sì, perché una volta che lui è connesso alla rete elettrica, anche qua stesso discorso, è una presa pulita senza tripla con 5000 dispositivi attaccati, no, lui in una presa pulita di corrente, una volta che lui è collegato la rete wifi che lui è in grado di generare, sì, perché al suo interno c'è un modulo wifi di categoria 6, quindi anche molto performante, che viaggia sulla 2,4 GHz, quindi non ha la 5 GHz ma ha solo la 2,4 GHz, però è un modulo di categoria 6, quindi dove abbiamo lui installato nella presa di corrente si creerà ovviamente una rete wifi, quindi potremo trasportare veramente le prestazioni del nostro modem
ovunque noi vogliamo tramite la rete elettrica, e poi lui genererà la rete Wi-Fi nell'area in cui noi vogliamo. E come vi stavo dicendo, per quanto riguarda di non collegare più dispositivi alla presa elettrica dove collegate loro, la cosa diciamo che rende questi power line che potrebbero essere magari non sfruttabili al 100% è proprio la rete elettrica della vostra abitazione, o meglio l'impianto elettrico della vostra abitazione. Sì, perché se il vostro impianto non ha problemi ed è tutto ovviamente fatto a regola d'arte, non dovrebbero avere nessun problema. Però questo lo scoprite solo una volta che li avete acquistati. Quindi secondo me li acquistate su Amazon, li provate, e se il vostro impianto elettrico funziona benissimo, li tenete, altrimenti li restituite, perché la differenza è proprio lì. Cioè, tipo nella mia situazione, la mia casa è una casa che comunque ha 27 anni, ma funzionano benissimo. Li ho provati a collegare sopra, sotto, destra, sinistra, e funzionano molto molto bene. Però non tutti gli impianti sono fatti allo stesso modo. Quindi la prima cosa è l'impianto della vostra abitazione, la seconda cosa è avere le prese pulite, cioè loro in una presa senza tripla, senza nessun dispositivo collegato. Nel caso la scatoletta nel muro in cui andate a mettere questi dispositivi abbia più prese, le altre prese le potete utilizzare. L'importante è che lui lo collegate alla presa della scatoletta, quella dove arrivano direttamente i fili dal tubo dentro nel muro, perché ovviamente arrivano i fili nel muro nella prima presa, poi a cavallotto vanno nelle altre prese che avete magari nella stessa scatoletta del muro. Quindi lui direttamente nella prima presa dove arrivano i cavi, e dopo gli altri dispositivi li collegate nelle prese che ci sono a scalare all'interno della vostra scatoletta. Questo è importante per rendere il segnale più pulito possibile all'interno del vostro impianto elettrico. E queste sono le cose principali di cui bisogna tener conto quando si acquistano dei powerline. Allora, come vedete, loro sono molto semplici. Sopra abbiamo tre LED. Sono molto importanti perché ci diranno com'è la qualità del segnale all'interno della nostra rete elettrica. Allora, la primo LED è del 1210, cioè quello che va collegato al router, si andrà ad accendere la luce verde LAN quando collegheremo appunto la presa Ethernet, e ci sarà una LED Internet che gli arriva al suo interno. Quindi una volta che collegate l'Ethernet al vostro modem funzionante, questa si accenderà di verde. La secondo LED Powerline ci indica che lui è collegato, mentre l'ultimo LED, che poi è anche un tasto, ci indicherà se la qualità del segnale è buona. Se questi due LED saranno tutte e due verdi, vuol dire che tutto funziona perfettamente, quindi il vostro impianto elettrico sta trasportando benissimo il segnale internet, mentre se uno dei due LED diventa arancio fisso, vuol dire che c'è qualcosa che sì, funzionano, però il segnale è un po' sporco, quindi ci potrebbero essere o delle disconnessioni o un calo di prestazioni ad arrivare all'altro dispositivo. Mentre se uno dei due arancio e verde la qualità rimane, e soprattutto non c'è disconnessioni. Li ho provati anche giocando, quindi bisogna avere stabilità di connessione, e funzionano in maniera impeccabile. Dietro al 1240X, quello con il modulo Wi-Fi, quello in cui i nostri dispositivi potranno connettersi in modalità Wi-Fi, dove lui lo andremo a posizionare all'interno della nostra abitazione, abbiamo la password VPA2, che è quella che vi servirà per accedere con i vostri dispositivi. Però ovviamente questa password la possiamo cambiare, ma possiamo cambiare anche tantissime impostazioni di questi dispositivi. Allora, loro sono compatibili con qualsiasi tipo di modem, quindi che sia un modem Fritz, quindi un Fritzbox, o anche un modem di qualsiasi marca. La differenza sostanziale nell'andare a utilizzarli con un Fritzbox o con un modem di qualsiasi marca è la connessione mesh. Cosa vuol dire? Che se li utilizziamo con un Fritzbox, loro si integreranno in modalità mesh all'interno della nostra rete, quindi avremo un solo nome della nostra rete Wi-Fi all'interno della nostra abitazione. Quindi se la nostra abitazione ha la rete Wi-Fi che si chiama Fritzbox 000, loro ovviamente avranno anche loro quel nome, Fritzbox 000. Quando ci collegheremo a lui non dovremo andare nelle impostazioni della rete Wi-Fi del nostro dispositivo per andare a selezionare il nome giusto, sarà sempre quello che utilizziamo dove c'è il modem, e se ci spostiamo dove c'è lui rimarrà lo stesso. Mentre se utilizziamo questi power line della Fritz con un modem o un router di un'altra marca, possiamo tranquillamente, non c'è nessun problema, ma avremo ovviamente un altro nome nella rete Wi-Fi quando ci collegheremo a lui. Cioè il nostro modem si chiama modem Pinco Pallino, ci colleghiamo normalmente a quello con i nostri dispositivi, quando ci spostiamo
dove abbiamo messo lui, ovviamente dovremo selezionare la rete wifi creata da lui, che non si chiamerà più Pinco Pallino, ma si chiamerà, dove c'è lui, Frizze 1240 AX. Quindi questa è la differenza principale che c'è nel avere un modem Fritzbox, quindi creare una rete mesh, mentre se non abbiamo un modem Fritz possiamo utilizzarli tranquillamente, ma avremo un nome diverso. Questo succede poi anche con gli extender classici, quelli wifi. Se sono extender che si integrano nella nostra rete con, diciamo, della marca del nostro modem, o che è compatibile con la marca del nostro modem, allora a quel punto avremo una rete mesh anche con quei tipi di extender wifi. Ma se utilizziamo un extender wifi con un modem che non è compatibile per quanto riguarda la rete mesh, avremo sempre un nome diverso per quanto riguarda la rete wifi quando andremo a connetterci a quel dispositivo che abbiamo aggiunto. Questo è un discorso da chiarire, da spiegare bene, perché loro sono compatibili con qualsiasi modem, però non si ha la rete mesh. Questo sia ben chiaro quando li si va ad acquistare. Poi un'altra cosa che va a cambiare se abbiamo un modem Fritzbox o no è anche come accedere alle impostazioni di questi dispositivi. Allora, per accedere a questi dispositivi ovviamente ci accediamo sia da smartphone che da un PC o da un tablet, dove nella barra degli indirizzi, se siamo connessi alla rete Fritzbox perché abbiamo un modem Fritz, allora basterà digitare HTTP Powerline Fritz, allora accederemo direttamente a loro, mentre se non abbiamo un modem Fritzbox, allora per accedere alla stessa identica pagina, ma per accederci dovremo andare a cercare all'interno del nostro modem o router l'indirizzo IP che è stato dato a questi dispositivi. Una volta che abbiamo visto quale indirizzo IP è stato dato a questi dispositivi, allora lo andremo a digitare all'interno della nostra barra degli indirizzi, come vedete, e potremo accedere alla pagina di configurazione. Ovviamente loro funzionano quando li tirate fuori dalla scatola, funzionano, non dovete configurare niente, però all'interno di questa pagina di configurazione potremo fare gli aggiornamenti firmware, potremmo fare delle configurazioni di personalizzazione, chi far accedere o meno a livello di utenti, se andare a limitare la banda, se andare a limitare certi utenti, cioè si può configurare tutto quello che si vuole. Quindi è importante anche accedere e sapere accedere a quello che è la configurazione di questi dispositivi. Quindi ragazzi, detto tutto questo, so che ho parlato tanto, ma è importante chiarire come funzionano i dispositivi Powerline e come si integrano o meno gli extender, che siano questi o extender wifi, nella rete mesh o meno, in base a quello che abbiamo già a livello di marchio di router o modem. Però adesso veramente ho parlato fin troppo, quindi a questo punto direi di andare a provarli e farvi vedere come funzionano questi Powerline Fritz 1240 AX. Andiamo. Allora, innanzitutto loro hanno una presa Schuco dietro, quindi io non ho presa Schuco nel muro, quindi andrò a mettere un adattatore, ok? Qua non ho collegato nessun altro dispositivo, vedete, questo è importante. Poi vado a prendere il cavo Ethernet che è collegato al mio modem, vado ad inserirlo nella presa Ethernet e vado ad alimentare il nostro Powerline. Vedete che il primo LED LAN è già acceso perché il modem sta già inviando il segnale, quindi c'è connessione internet. Il secondo LED sta lampeggiando perché questi LED si andranno ad accendere quando i dispositivi comunicheranno fra di loro. Allora, lui l'abbiamo messo. Per il primo avvio vi consiglio di andare a collegare l'altro modulo, cioè quello che trasmetterà poi la rete wifi ai vostri dispositivi, vicino a dove avete questo, così almeno vedete già se comunicano e funziona tutto bene. Poi, una volta che avete visto che comunicano, quindi si vedono i dispositivi, lo andrete a scollegare e lo potrete andare a collegare dove volete. Quindi io da qua mi sposto di poco e lo collego nell'altra presa. Questa è l'altra presa che utilizzerò, che è a distanza in linea d'aria 3 metri da quella dove ho appena collegato il primo dispositivo. Vado anche qua a mettere un adattatore perché anche qua non ho una presa Schuco e posso andare ad inserire il mio Powerline. Vedete che inizia l'avvio dei LED, aspettiamo che i LED diventino tutti verdi. Nel caso non comunicano, quando lo tirate fuori dalla confezione, cliccate una volta per un secondo questo connect e un secondo il connect che avete dall'altra parte. Questi LED inizieranno a lampeggiare in maniera molto veloce e poi si collegheranno. Vedete, adesso questo lampeggia veloce, pian piano vedrà l'altro dispositivo e in teoria, se tutto va bene, vedremo questi tre LED verdi e i tre LED verdi anche sull'altro dispositivo. Adesso gli diamo un attimo per
fare tutto il suo processo e poi guardiamo come funzionano. Vedete che si è acceso già anche il secondo LED, quello Powerline, quindi c'è alimentazione, quindi passa il segnale all'interno della rete elettrica. Adesso anche WLAN è acceso e anche Connect è acceso. Vedete che i tre LED sono tutti e tre verdi e fissi. Questo vuol dire che questo dispositivo comunica in maniera perfetta con l'altro. Infatti adesso ci spostiamo e andiamo a vedere se anche l'altro ha i tre LED fissi verdi. Andiamo. Ed ecco qua che abbiamo i tre LED fissi verdi. Questo vuol dire che tutto sta funzionando in maniera impeccabile, quindi avremo un segnale veramente veramente forte. Adesso vi faccio vedere, prendendo lo smartphone, quello che vi dicevo per quanto riguarda il nome della rete Wi-Fi a cui connetterci. Allora, ho preso il cellulare, adesso vi faccio vedere quello che vi dicevo per quanto riguarda i nomi della connessione Wi-Fi. Allora, io vedete, sento nelle impostazioni Wi-Fi, sono connesso a Netgear 91, che è il nome della rete Wi-Fi che ho all'interno della mia abitazione. Se vado a selezionare le reti Wi-Fi, vedete che adesso ho Fritzbox Powerline 1240AX. Cosa vuol dire? Che se io vado ad attivare questo, come vedete, mi collegherò a quello che è il suo fratellino, cioè quello che ho collegato nell'altra presa. Quindi non sarò più collegato a Netgear 91, ma sarò collegato a Powerline 1240AX. Questo perché loro non sono integrati in una rete mesh. Se fosse stata una rete mesh, quindi tutto fosse stato in una rete Fritzbox, allora avremmo avuto sempre loro, o meglio lui, quello là, che si chiamava sempre col nome della rete Wi-Fi che utilizzavamo normalmente, quindi sarebbe stato Netgear 91 comunque. Questo è un discorso importante che ci tengo a sottolineare. Quindi abbiamo fatto questa prova. A questo punto direi di fare una prova. Allora, sono connesso, come vedete, a Fritz Powerline, quindi facciamo uno speed test stando qua, quindi con il Fritz 1240X che praticamente è lì a un metro da me. E poi quando lo andiamo a rimuovere, lo portiamo al piano di sopra e ci spostiamo, vediamo se come speed test lui riesce a spingere il segnale internet attraverso il mio impianto elettrico. Vediamo come il segnale si mantiene appunto nella distanza e addirittura salendo di un piano. Allora, facciamo partire lo speed test. Ok, questa è la velocità che ho io qua a casa mia, non fateci caso, qua non ho la fibra, quindi le prestazioni massime sono così, un po' di più di così, comunque questo è quello che ho io a livello di rete internet qua dove abito. Adesso facciamo finire anche l'upload. Perfetto, questo è il risultato con lo speed test fatto connesso al 1240AX Powerline, qua praticamente vicino a lui, quindi a livello di distanza non c'è tanto come metri di cavo elettrico, chiamiamolo così. Adesso proviamo a spostare il dispositivo Powerline 1240X al piano di sopra, lui ovviamente rimane qua, e vediamo come lo speed test cambia, se c'è tanta differenza. Ovviamente non sarà identico perché comunque la velocità internet varia, però se rimaniamo in un range simile, perché in teoria quello che abbiamo qua attraverso la rete elettrica dovrebbe rimanere praticamente uguale. Loro sono in grado di portare 1200 megabit al secondo di dati, mentre per quanto riguarda il Wi-Fi che abbiamo all'interno del 1240AX, cioè il dispositivo col modulo Wi-Fi, quel Wi-Fi che c'è all'interno di categoria 6 è in grado di distribuire 600 megabit al secondo sulla rete 2,4 GHz. Quindi questo era per appunto per approfondire e chiarire anche quanti dati sono in grado di portare questi dispositivi. Quindi, detto questo, adesso spostiamo il dispositivo e facciamo lo speed test. Saliamo. Quindi sono salito di un piano e mi sono anche spostato. Ecco che adesso sta facendo tutto il suo processo di LED. Se tutto va a buon fine, lui dovrà avere tutti i tre LED verdi, e anche quello sotto che andremo a vedere dovrà avere i LED verdi. Adesso ovviamente ci metto un attimo, come avete visto, dovete dargli il tempo di fare tutto il suo processo di attivazione e di associazione, di abbinamento con l'altro dispositivo,
ma ragazzi, secondo me sono prodotti incredibili. Cioè, ve l'ho detto, tipo casa mia ha un impianto di 27 anni per quanto riguarda l'impianto elettrico e tutto funziona davvero molto molto bene. Secondo LED acceso, questo fisso, perfetti, sono perfetti. Se questi LED sono verdi, voi avete le prestazioni massime che il vostro modem è in grado di dare, cioè il vostro modem con la rete internet che avete. Quindi se il vostro modem butta fuori X, qua avrete X. Facciamo lo speed test, vedete sono già collegato a Fritz Powerline 1240X, cioè lui, solo che qua adesso sono un piano sopra e anche spostato di metri, mentre giù eravamo praticamente a 2-3 metri da dove era il Powerline 1210, quello che inviava il segnale all'interno della rete elettrica. Quindi andiamo a fare lo speed test e vediamo adesso cosa succede. Vedete che praticamente è identico. Questa è la velocità che ho qua, un piano sopra, spostato di metri. Diciamo che sarebbe stato impossibile con un extender classico avere queste prestazioni uguali, identiche a quelle che avremmo avuto dove c'è il modem praticamente, cioè qualcosa di impensabile. Ovviamente dopo non si sta a guardare la virgola, perché comunque come sapete la rete internet varia, passano 10 minuti, un quarto d'ora, non è già più uguale a quello che era prima. Questo non lo scopriamo oggi sicuramente, però questo è il risultato dello speed test, giusto per farvi capire come l'impianto elettrico della vostra abitazione può portare in maniera perfetta la quantità di dati e il segnale forte che avete direttamente dove avete il modem, in qualsiasi posto della vostra abitazione, ovviamente sempre se l'impianto elettrico che avete riesce a sfruttare appieno i power line. Però adesso l'ultima cosa che ci resta da vedere è se anche quello sotto è rimasto tutto verde. Ed ecco qua che i LED sono tutti verdi, quindi un piano, distanza e tutto è rimasto perfetto. Ma adesso per tirare conclusioni direi di tornare in studio. Andiamo! Perfetto, li avete visti in azione, avete visto come funzionano, come è facile farli funzionare, come si configurano in maniera semplicissima, come ci si allontana da dove c'è il primo, il 1210 collegato al modem, come ci possiamo allontanare senza problemi con il secondo, il 1240X con modulo wifi. Veramente si può attraversare piani e andare lontani senza perdere minimamente il segnale, cioè veramente incredibile da questo punto di vista. Però adesso è arrivato il momento di parlare di prezzo. Allora, sono venduti direttamente su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Il loro prezzo varia dai 160 ai 170 euro, dipende poi da Amazon, perché sapete che il prezzo oscilla sempre, non è mai fisso, e poi potreste trovarli a meno quando Amazon fa le offerte. Però il loro prezzo, diciamo, standard è dai 160 ai 170 euro. Qua sotto vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata. Io li trovo dei prodotti veramente incredibili, interessanti per trasportare una rete internet stabile e performante dove vogliamo. Se il vostro impianto elettrico non ha problemi, questi Powerline della Fritz sono veramente incredibili, stabili, non si scollegano mai, trasporto di segnale incredibile, cioè veramente veramente top. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia prova di questi Powerline della Fritz 1240AX vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler, curiosità, tante cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di loro, quando Amazon li mette in offerta lì li troverete sicuramente. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.